Io ho giocato in tutti e due, perché alla fine sono due, insomma, 4 a 3, quindi a 4 gioco indifferentemente a destra o a sinistra, e tanti anni anche che pur essendo a destra io gioco a sinistra senza problemi. Nella difesa a 3 ho fatto tutto, sia i cosiddetti marcatori che il centrale, quindi da quel punto di vista lì non ho nessun tipo di problema. Poi il campionato di B purtroppo lo conosco bene, è molto lungo, quindi penso che ci vorrà veramente, non è una frase fatta, ma l'apporto di tutti, perché è un campionato difficile, ogni partita le squadre, poi soprattutto se ti chiami Torino, vengono con qualcosa in più, quindi c'è da stare veramente molto attenti, penso, in tutte le situazioni. No, vabbè, adesso insomma siamo solo all'inizio. Io sicuramente i piedi per terra penso fa parte del mio carattere, li tengo veramente fino a che non si è tagliato il traguardo. Poi, ripeto, bisogna stare sul pezzo, e quindi bisogna lavorare, e quando arriveranno, e speriamo di no, ma se arriveranno momenti difficili, cercare di limitare quelli che saranno i danni. Cioè cercare di tenere un equilibrio, poi se l'equilibrio vince tutte le partite, benissimo così, insomma, ci mancherebbe. Però il campionato B è veramente duro e lungo per quello. Il primo obiettivo è la promozione, poi per quanto riguarda il discorso personale vedremo insomma come andrà la stagione, poi spero ovviamente di rimanere, perché è una piazza veramente importante che merita, penso, certi altri tipi di palcoscenici rispetto alla Serie B, e quindi penso che qualsiasi giocatore insomma ambirebbe venire a giocare qua. Io vorrei giocare veramente tanto, però il problema mio purtroppo è che non sono riuscito a allenarmi come volevo per la scelta tecnica che hanno fatto là, quindi non riuscivo a allenarmi con la squadra, ho fatto più che altro il lavoro fisico, quindi ho bisogno di fare un po' di allenamento vero, intenso, e poi vedremo quando valuterà insomma il mister, quando sarà il caso. Al di là di ieri, insomma, anche gli altri colpi del mercato, la gente che è rimasta, sicuramente sì, sicuramente penso che insieme alla Regina sia una delle le due squadre penso più forti della categoria. Poi non vuol dire niente, ripeto, perché il campo delle volte dà ragione, delle volte dà torto. Ripeto, secondo me bisogna cercare di stare coi piedi per terra e stare ben fissi sull'obiettivo fino alla fine. L'ho impatto con i compagni stamattina, e ne conoscevi già qualcuno? Conoscevo personalmente Colombo, perché avevamo giocato insieme all'Albino Leffe, e ho giocato contro praticamente a tutti, quindi insomma di riflesso li conoscevo tutti. Poi ripeto, stamattina è stata una mattinata un po' strana, perché è stato lo scarico per chi non ha giocato, così, quindi abbiamo fatto un po' di allenamento con gli altri ragazzi, tutto bene insomma, tutto a posto. Cioè, speriamo che continui su far 3 gol e prenderne 0, penso che vada benissimo così, si mancherebbe. Ma penso che si completino abbastanza Bianchi e Di Michele, diciamo, non penso di niente di nuovo, penso che Bianchi sia un po' più fisico e Di Michele possa sfruttare poi la sua tecnica, la velocità, insomma, non è che lo scopro io sicuramente, quindi. E poi penso che con gli innesti di Daniele, Leon, si può dare quella vivacità in più che può far male a tante difese.